Devo chiamare il ragazzo. Questo è solo l'inizio. Questa è la geografia di Piazza Vittorio nella sua interezza, o almeno come appariva alla fine del XVI secolo. Uno dei monumenti principali si erge qui, esattamente al centro della piazza, ed è stato costruito nei primi del 600. La struttura... Tra 1655 e 1680, a voler essere precisi. Va bene. Chi ha parlato? Il monumento, come lo definisce lei, professore, altro non è che l'unica superstite delle cinque porte di Villa Palombara, edificate dal marchese Massimiliano di Palombara tra 1655 e 1680, per l'appunto. Difatti, la posizione originaria della porta alchemica, questo è il suo vero nome, se non erro, era 30 metri più ad ovest. Detesto quando qualche pazzo esaltato interrompe una lezione. Purtroppo non ho con me un compasso del 700 e questo è il meglio che riesco a fare. Groucho Marx. La leggenda racconta che... Nel 1802 alcuni nobili dell'epoca l'abbiano smontata e fatta spostare dopo la sparizione di alcuni visitatori che avevano il pallino dell'occulto. Ultimo dei quali l'illustre abate Francesco Girolamo Cancellieri. Sa, per via della pietra filosofale, no? Ilaria! Ilaria! Arrivederci, professore. Sì. Ilaria! Me ne sto buono, eh? Ilaria, lo sai. Non sopporto la superficialità nell'esposizione. È più forte di me, sono una vittima degli eventi. Indagatore. Indaghi su cose che nemmeno esistono. Ilaria, posso cambiare? Ma lo dici continuamente. Eppure prima te ne sei uscito con quella storia dell'arcata alchemica di Piazza del Popolo. In verità si tratta di una porta alchemica e per l'esattezza si trova a Piazza Vittorio, non a Piazza del Popolo. E tu invece? Dimmelo chiaro e tondo, lasci il professore. Quant'ha? 50 anni? Ma scusa, che fai adesso? Mi segui? L'ho già usata quella della deformazione professionale. Il quinto senso e mezzo? Ilaria, dai! Dylan, che sorpresa! Sofia, fantastico. Ma non era domani che avevi storia economica, no? Sì, oggi sono venuta a verbalizzare. Ah. Ma... Ilaria Sofia, Sofia Ilaria. Groucho! Scusa, capo, agito di conformismo. D'altronde è così che si è affermato il Terzo Reich. Ah, sei tu? Non ci contavo più. Da questa parte. Non ci speravo quasi più, lo sai? Ho pensato, adesso me lo lascia solo a casa. Io dovrò consolarlo, dovrò cullarlo. Lui piangerà, perché piangerà. E avrà negli occhi dei torrenti d'acqua chiara dove io verrò. Io cerco posti per me. Ehi, di qua! Tanti auguri, ate. Mi stavo dicendo.
Senta. Scenderà nel suo bel vestito da sera, con una coccarda qui, qui sul petto, e i capelli puliti che sanno di gelsomino. Meraviglioso. Meraviglioso. Va a casa. Prima di mezzanotte a casa, perché domani hai il compito. Il compito. Il compito di matematica. Ma che... Brucio! Chi era la... Ma capo, ma ancora non sei pronto per il ballo? Brucio, ci sono dei clienti e non mi dici niente. Prego, mi segua. Dopo ricordami di licenziarti. Signorini, a casa, prima di mezzanotte, a casa. Non riesco a togliermi quell'immagine dalla testa. È stata l'ultima cosa che ho visto prima di svenire. La mia stessa faccia. Sia io che mio fratello ci siamo svegliati poco dopo in ospedale. A lui hanno diagnosticato una sorta di attacco epilettico. Ma dai miei accertamenti non hanno trovato nulla. Neanche dall'attacco. Ha qualche altra informazione utile? Qualche sogno ricorrente? Adele. Parcella di 100 euro al giorno, più vitto e spese, per eventuali spostamenti. Vuol dire che accetta il caso? Sì, sembra stimolante. La ricontatterò appena avrò delle suggestioni a riguardo. Se le dovesse venire in mente qualche cosa, non esiti a chiamarmi. Anche se ci ha trovato su internet, non vuol dire che non siamo dei professionisti. Per una volta hai fatto il tuo lavoro. Sei licenziato. A letto senza cena. Dylan Dog, indagatore dell'incubo. Sfortunatamente tutte le linee sono momentaneamente occupate. Vi preghiamo di restare in attesa per non perdere la priorità acquisita. Indagatore dell'incubo, vi preghiamo di... Crouccio! Non ho tempo da perdere! Madame Trilkowski? Ah, la medium che quando non va in trance, va in tram. Cosa possiamo fare per lei? Il terrore è qui. Chissà perché, non ne ho dubitato neanche per un attimo da quando ho messo piede qui dentro. Crouccio... Qualcosa è stato spostato. Forse una setta. Sette dell'occulto. Ecco, sette. E noi siamo soltanto in due, è pericoloso. Non è mai accaduto che ti licenziassi a un potenziale incontro di lavoro, vero? No, però sono tutto eccitato all'idea. Purtroppo è come se un velo impedisse la visione globale della situazione. Forse qualcuno sta schermando. Comunque ci stiamo lavorando.
Cosa posso fare per lei stavolta, Madame Trelkowski? Malgrado il suo cinico scetticismo, sembra sia un potente catalizzatore. Cosa intende? Nonostante lei non abbia facoltà extrasensorial perception, attira inconsciamente tutto quello che c'è dall'altra parte. Che succede adesso? Non sono abituato al fatto che una donna si avvicini così tanto a me, capo. Non sono propriamente delle donne, non le vedi, sono una specie di marionette. Vestali, per la precisione. Anche se qui non si fa del paganesimo. E cosa importa? Sono di bocca buona io. Tornando a noi, madame, non credo di essere la persona che fa il caso suo. Questa vita è letteralmente un inferno e stavo seriamente pensando di smettere questa vita. Inferno e paradiso sono concezioni molto personali e non esistono versioni univoche, se non nell'immaginario religioso di popolazioni indigene e dalla mentalità assai ristretta. Eckhart, filosofo teorico del libro della Genesi. Non ci sono opinioni personali o bilancio economico che tenga, o aspirazione di indole. Ribellarsi al proprio destino è un'illusione, appannaggio dei tempi moderni. Ribellarsi al destino per un pezzo significa mentire a tutto il creato. E cosa ancora più importante, significa mentire a se stessi. Ci sono persone che hanno una grande responsabilità sulle spalle, ragazzo. Una responsabilità della quale spesso non si rendono nemmeno conto. Castel Sant'Angelo, il mausoleo di Adriano, finito di costruire nel 139 d.C. dall'imperatore Antonino Pio. Sepolcro, fortezza e infine prigione dopo il Rinascimento. Sono morte così tante persone dentro e fuori le mura che c'è soltanto l'imbarazzo della scelta. Una donna senza testa sul ponte lancia ad Adele la sua testa. Perché la sua testa? Un dono, forse? Un libro di botanica. Datura Stramonium. Ho bisogno di una mano. Non questa. Non ancora. Il mio quinto senso e mezzo non mi lascia in pace. Lord Wells guarda le cose da una differente prospettiva. La differente prospettiva, 7 mesi di inattività. Questa è la prospettiva. Tutto in mezzo alla strada divisa di traffico. Che fesso. Ma sei sicuro che non vuoi una birretta, old boy? No, grazie. Ah, perdonami, per un attimo ho dimenticato che... Senti, vecchio, non te lo nascondo, sono venuto a chiederti un favore.
Sembrava strano che ti fossi fatto sentire. Ancora da retta quella vecchia mesera? Si è rimesso a giocare con quella pagliacciata da libero professionista, eh? Indagare su certi mostri, certo. Sono meno ambizioso. Mi limito agli incubi per ora. Beh, mostri incubi è la stessa cosa. È che si tratta di una ragazza. E la vorrei aiutare. Ti prego. Va bene. Come si chiama? 7 mesi. 7 mesi di inattività è il meglio che riesco a fare. È chiedere aiuto al vecchio. Complimenti, bel lavoro. Aspetta un secondo. Qualcuno sta piangendo. La pistola ce l'ha Droge, ovviamente. Bravo, Dylan. Dove sei? Dove sei? Dove? Di nuovo qui. Suggestione. Sto diventando pazzo. Veloce, portami lo strumento. Ho bisogno di riflettere. Lucio, ti avevo chiesto il mio strumento. Che cos'è questa cosa ridicola? Pensato che fosse il caso di darsi una svecchiata, capo. Rilassati. Distenditi. Mi prendi in giro? Beh, certo, è ovvio. Fin dal primo momento che ti ho visto, chiaro. Senti, Lucio, non farmi pentire di averti riassunto. Lo strumento. Ti sembro forse un personaggio di Conan Doyle. Almeno Sherlock Holmes esiste per la storia del cinema. Senti, questo è veramente troppo. Adesso basta, mi porti il mio strumento. Die Zauber, Flottenführer. Faresti impallidire anche Basil, l'investigatore. Lucio, che fine ha fatto la balsa? Senza balsa non posso andare avanti. Adele. Gli incubi aumentano. Conosco un rimedio. Pizza e cinema. Riservi un appuntamento a chiunque ti affidi un caso? Dottor Tog. No, non sono laureato.
E comunque sì, porto fuori i miei clienti e mi innamoro di ognuno di loro. Ah sì? Ma voi indagatori dell'incubo non avete una sorta di codice professionale? In verità mi serviva qualche elemento in più sul caso. Ed ora dove andiamo? Da un'amica. Interessi così tanto sapere la verità? Io non sopporto le esposizioni approssimative. Mi dispiace. È stato orribile. Così vicino. Ho bisogno di una mano. Decisamente. Che intenzioni hai, capo? Guardo le cose da una differente prospettiva. Procedura 43, risolvo il caso, glielo so. E avresti intenzione di risolverlo sballandoti con dei peyote andati a male? Datura stramonium, l'erba del diavolo, non sono peyote.
Perché sono fuori allenamento e non trovo l'ombra di un indizio. Non posso permettermi nessun processo volontario di attivazione del fuoco dal profondo. Ah, e quindi ci concediamo delle scorciatoie? E come farai a distinguere gli effetti delle sostanze psicotrope dai fenomeni paranormali, visto che sei fuori allenamento? Grucio, sei pagato per essere il mio assistente, non per farmi da madre. Se faccio quel che faccio è perché so quello che faccio. Tu limitati a lanciarmi la pistola quando mi senti gridare il tuo nome. Hai ragione quasi su tutto, tranne sul fatto che mi paghi. Un braccio destro protegge il suo capo, fa sì che non commetta delle idiozie. E questa è un'idiozia, Dylan. La procedura 43, descritta per filo e per segno sulla via Iacui per la conoscenza, è una cosa che io in passato già ho fatto altre volte per stabilire un contatto con realtà parallele, diverse. Dylan Castaneda. Grucio, dopo tutto io sono umano. Castaneda ha scritto quel libro durante gli anni all'università. In termini sciamanici, ha la valenza di un manuale delle giovani marmotte a caso. Dylan! Spero che questi semi bastino. Li ho conservati per mesi. È già passata un'ora. Niente. Avrei dovuto farci una tintura alcolica, forse il Grucio aveva ragione. Essere avventati non è da me. Ma sono davvero così disperato. Oddio, mi sto abbandonando alla paranoia. Non è l'atteggiamento giusto per una cosa del genere. Accettare la paura e lasciarla fluire come qualcosa di naturale. Eliminare il superfluo, l'inutile. Un momento. Ecco i primi effetti. Il cuore. Il cuore sembra esplodermi nel petto. Le mie dita. Riesco a toccare l'aria. Impegnativa questa datura. Riesco a sbirciare, vedo. Gli occhi intravedono altro. È la datura. L'erba del diavolo. Come una donna sinuosa tenta di sedurmi. Non devo farmi ingannare, sono arrugginito. Adele, la ragazza senza testa. Il ponte, sono perfettamente in grado di gestirla. Aspetta. Riesco a sbirciare. Perché sto scendendo le scale? Qualcosa. Qualcuno. Mi stanno chiamando. Aspetta un momento. Mi sento curioso, come un gatto. Delle vetrine qui. E questo? Non l'avevo mai notato prima. Qui, sul Lungotevere. Chissà da quant'è che è qui. Impegnativa questa datura. Seppine poi per ben formar consiglio, se dechio contra Edipo a cui devota delle genti è la stima, vendetta far d'antica morte ignota. Edipo re, Soforle. Questa non è una biblioteca. Mi scusi, ma non ci siamo già visti da qualche parte, io e lei? Non credo. Lei lavorava da Blockbuster, giusto? Molto divertente.
L'oggetto che sta portando con sé è già stato acquistato. Glielo riporto entro sera. Chiudiamo tra poco. Ma è presto, andiamo, su. Io scommetto che lei da bambino era solito intrattenersi con giocattoli che erano al di fuori della sua portata. Sbaglio? Diciamo che ho fatto della curiosità il mio stile di vita. Sa cosa ha procacciato la curiosità al gatto? Me la cavo male con gli indovinelli. Mi parli piuttosto di lei. C'è un sacco di roba interessante qui dentro. Mi dica, secondo lei, cos'è che conferisce agli oggetti un'anima? Non saprei. Forse il tempo. Il loro passato. Esatto. I posti che hanno occupato. I proprietari che hanno avuto. Il tempo passato e il tempo presente non sono forse entrambi presenti nel tempo futuro? Thomas Elliot. Gli oggetti sono ponti, nonostante apparentemente siano mera materia inanimata, riescono a preservare intatto ed immutato il significato che gli è stato conferito e che ancora oggi gli si dà. Beh, altrimenti non esisterebbero gallerie d'arte e gli oggetti antichi non costerebbero così tanto, no? Quella lì è una replica. L'informazione non la riguarda. Gli oggetti, i suoi averi, offeriscono all'uomo un'identità, a volte anche più di una. È un lavoro interessante il suo. Quindi lei collezione identità, un trasformista. Non sia faceto. La storia è destinata a ripetersi. Stessi eventi, stessi individui, magari posti diversi, epoche diverse, mondi diversi. Ma le dinamiche le stesse, immutate. Ouroboros. Colleziono. Come, scusi? Io colleziono oggetti. Quanto vuole per quella bicicletta? È già stata acquistata. Quello no, quell'altro neanche. Lei colleziona tutto questo per tenerlo confinato qui dentro a prendere polvere? Cerco disperatamente di spezzare il cerchio. Ogni individuo è vittima della propria maledizione. Qual è la sua, signor Dog? Mi appassiono facilmente. La invito a uscire di qua. Stiamo chiudendo. Peccato. Avevo trovato in lei una piacevole compagnia. Posso ripassare domani mattina? A che ora aprite? Guarda qua, tutto nella norma, ottima lavoratrice, nessun precedente penale. Ma l'unica stranezza è che pare abbia perso il padre in maniera alquanto bislacca. Pare sia stato assassinato da dei ladri, con tutta la famiglia in casa, hai capito? Guarda, l'hanno trovato morto nel giardino di casa, col cranio fracassato. Probabilmente dagli extracomunitari. Queste pratiche barbare. Roba d'altri tempi. D'altronde
sorprendo più di niente. La 76. Ma che fai? Ma dove vai? Old boy, ma ti sembra questo modo di fare? Ma tu guarda. Quanto? Come? Tutto nella norma. Ottima lavoratrice, nessun precedente penale. Ribellarsi al destino per un vezzo significa mentire a tutto il creato. E cosa ancora più importante, significa mentire a se stessi. Ogni individuo è vittima della propria maledizione. Hanno trovato morto nel giardino di casa, col cranio fracassato. La storia è destinata a ripetersi. Stessi eventi, stessi individui, magari posti diversi. Groucho! Epoche diverse, mondi diversi. Vestiti, ho voglia di uscire. Robaros. Capo, non mi è molto ben chiara questa situazione del mio coinvolgimento all'interno della tua distrazione. Che cos'è? Non abbiamo i soldi per portare a casa la pagnotta e ci diamo all'arredomania? Potremmo fare un salto all'IKEA, che so, dopo, no? Groucho? Non ti piace la pittura? No, è ovvio che non mi piace la pittura, altrimenti andrei in giro vestito come Pablo Picasso o come Van Gogh. Capo, a me piace essere diretto nella vita, perché non amo i convenevoli, i giri di parole. Prego. Sì, è lui, lo prendiamo. Che cosa lo prendiamo? Non abbiamo il metto di un quattrino e compriamo un quadro, ma non esiste... Ma, oh, Madonna Santissima! Che ci stanno guardando tutti. Okay. Volevo raccontarti un aneddoto. Conosci la storia di Beatrice Cenci? No. Beatrice era una giovane rampolla di fine 500 che, ahimè, subiva delle violenze da parte del padre, il facoltoso Francesco Cenci. E una bella sera, Beatrice, presi accordi con la madre e i fratelli tutti, decide di far smettere quell'uomo. Per sempre. A nulla servì avvelenarlo. Il vecchio Cenci era resistente. E nonostante avesse tutto quel veleno in corpo, dovettero inseguirlo. Lo trovarono la mattina dopo con il cranio fracassato. La famiglia cercò di far passare l'accaduto come frutto di un'aggressione da parte di alcuni briganti, ma non vennero creduti e furono condannati a morte e giustiziati nella piazza di Castel Sant'Angelo l'11 settembre 1599. La leggenda racconta che quando la scure di Mastro Titta tagliò la testa di Beatrice, alcuni dei presenti subirono come degli attacchi epilettici, delle convulsioni, come se la disapprovazione di un'entità superiore volesse a tutti i costi manifestarsi. L'11 settembre, in alcuni periodi della storia di Roma, ancora si può vedere camminare il fantasma di Beatrice sul ponte. La metempsicosi è un fenomeno di trasmigrazione dell'anima da un corpo all'altro. La teoria dei multiversi dice che qualsiasi evento storico, nonostante la sua apparente unicità, sarà comunque destinato a ripetersi. E ripetersi. E ripetersi ancora. Sei stata solo vittima degli eventi, Adele. Non è realmente colpa tua. Adele Moreschi, la dichiaro in arresto per l'omicidio premeditato di Flavio Moreschi.
Ragazzo, hai fatto la cosa giusta. Andiamo a casa, eh? Grocio? Bene, capo. Complimenti. Congratulazioni. Ottimo. Perfetto. Il nostro datore di lavoro è stato appena arrestato per un caso che non c'è stato neanche commissionato. Che c'entra, Dorocio? Erano uno la conseguenza dell'altro. Non potevo risolvere uno se prima non risolvevo l'altro, no? Che dici? L'unica vera conseguenza e certezza della quale disponiamo ora è che domani non mangeremo. Io farò dettagli alle spese, licenziandoti. Abbastanza dei tuoi soprusi. Me ne va. Grocio? Non ti scomodare, capo. Non ti scomodare. Avevo ragione mia madre sul tuo conto. Sei un farabutto. Grocio, quando torni prendi il latte. Che è finito. E chi ha detto che torno? Ah, il capo? Capo? Ah. Capo, credo di aver inavvertitamente ingerito del peyote a colazione. Datura, Grocio, datura stramonium. Ah, quello che è. Grocio? Sì, capo. La pistola.